prossimo mandato. E come il mio vice, Marco Altemeri. Volevo dedicare questa cosa, questo traguardo a mia figlia e ai miei genitori, anche se mio padre non c'è più, e credo che questo traguardo, che considero sempre come un punto di partenza per come ho sempre fatto, lo voglio dedicare anche ai miei collaboratori in Umbria, che mi sono stati sempre vicini, quindi dedico a loro questo grande traguardo, lo dedico alle istituzioni, lo dedico a tutto il mondo produttivo umbro e anche a tutto quello dell'Italia. Sandro Camilli è stato eletto dal Consiglio Nazionale presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, classe 1957, nato ad Amelia nel Ternano, dove vive. Camilli è in AIS dal 2003. Sommelier professionista, è stato delegato di Terni, poi presidente di AIS Umbria dal 2008 al 2022, componente della giunta esecutiva nazionale. La netta vittoria alle elezioni del 26-27 giugno della lista Tutti a Bordo ha portato il Consiglio a orientarsi su uno dei consiglieri nazionali votati in quell'ambito. Grande l'emozione del neopresidente nazionale dei Tastaveni Italiani, che succede ad Antonello Maietta, massimo dirigente dal 2010 al 2022. Sono felicissimo, sono molto emozionato e volevo ringraziare tutti i soci che mi hanno votato, tutti i consiglieri nazionali che mi hanno votato, che mi hanno espresso fiducia, stima. Avrò un compito molto importante, molto arduo, ma confido nell'aiuto di tutti quanti i consiglieri, di tutti quanti i collaboratori per riuscire a proiettare in avanti l'associazione da un punto di vista culturale, dinamico, trasversale, assolutamente sì, diffondendo la cultura enogastronomica a tutto tondo italiana con tutte le nostre eccellenze. Questo è il nostro compito, questo è il nostro obiettivo, lo faremo con grande forza e tutti quanti insieme. È stato eletto vicepresidente nazionale Marco Aldegheri, classe 1966, veronese. Aldegheri è in AIS dal 1995, è stato delegato di Verona e poi dal 2014 al 2022 presidente di AIS Veneto. Indubbiamente sul piano personale è una soddisfazione importante, insomma non era facile arrivare qui, è un lavoro che premia non tanto l'impegno mio personale, ma l'impegno che dietro le mie spalle è stato condotto da tante persone che sono state vicine come me, quindi per me è la soddisfazione di vedere riconosciuto questo impegno. C'è stato un grande lavoro per arrivare a una soluzione condivisa, che è partito da lontano con un programma che ha messo a fuoco una lunga serie di temi e di finalità che prenderanno forma nei prossimi mesi, quindi con un disegno preciso, ma soprattutto oggi la possibilità di poter dare forma concretamente ai ruoli apicali, che, grazie ai quali tutto questo potrà trasformarsi in qualcosa di tangibile. Abbiamo fatto l'onore di eleggervi presidente del Collegio dei Revisori Legali Nazionale. Prima volta di una donna presidente del Collegio dei Revisori Legali AIS, che hanno eletto Chiara Colella di AIS Lazio, regina delle elezioni con oltre 9.500 preferenze personali. La soddisfazione è data innanzitutto dal riconoscimento che tutti gli associati hanno dato e poi dai colleghi che hanno riconosciuto un ruolo, un'anzianità, anche una modalità, un modus operandi che è tipico di tutte le donne. E questo va riconosciuto indubbiamente. Il nostro ruolo tecnico, che si affianca, che indirizza, che guida e che deve essere considerato come tale. Quindi buon lavoro a tutti. La siccità e i cambiamenti climatici, il mondo dei giovani, la sostenibilità ambientale, i rapporti con le istituzioni, le specificità territoriali. Davvero piena l'agenda 2022-2026. Tra pochi giorni la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e delle commissioni di lavoro farà entrare l'Associazione Italiana Sommelier nella piena operatività. Buon lavoro, Tastaveni! Viva l'AIS, viva il vino!